è la verità. Belli, brutti e ricchi, davanti a Dio siamo tutti uguali. Eccolo. Viola qui. Fondente. Questo è il ristorante. Profumo, eh? Tacchino. Devi disinfettare, passati i piedini lì. E Lola? No, Lola non c'ha le scarpe. Andiamo. Vuoi accarezzarla? Accarezza la testolina. E come, non c'ho più mani. Niente. Non fa niente. Ma va. Sono abituato a essere trattate bene. Non ti preoccupare, sono tranquillo. Thank you.
Guarda quella come ti guarda. Una zona l'ha chiamata. Guarda, là vanno a fare il massaggio, vedi quel macchinario giallo? Ma non toccarla. Ma non ti fa niente, era la mosca che gli dà fastidio. È tutto il pelo. E quella è cacca. Vuoi un pettine, la pettiniamo? Andiamo a lavarci le mani. Allora com'è, Viola? Ti è piaciuto? Oh, è un calesse, guarda. Questo è un aratro che serviva per i terreni, una vanga. No. Amore, togli le cose di Andrea, così almeno di Viola, così. Correva, ci stava inseguendo e poi un ma quello una blatta, sei proprio di Torino, una blatta. Ma siamo in pieno mezzo alla natura qui, è normale. Guarda lì fanno le uova, le tartarughe ninja, guarda. La blatta che mi inseguiva, le personcine. Guarda le formica. Il fidanzato della madre di Clo, il pazzo di Andrea. Che giocava a pallone. Ma non è il papà di Clo. Io cosa ho detto? È andato a fare le bagnette. Guarda che dobbiamo lavare i capelli. Mi faccio un bagnetto. È un rastone no. Ma sono vere le cose secondo le quali il bambino non sarebbe suo figlio? Il test del DNA potrà anche confermare che Tommaso non è mio figlio, ma per me lo è, e io farò di tutto per far valere i miei diritti. Guarda, ma ora c'è una bella. Oh. Idealista, auto per girare. Guarda la mia pisella. Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati,
trasmissione del programma che andrà in onda è destinata al solo pubblico adulto. Va bene, mangiamo dai. Buon appetito. Buon appetito. Ha un taglio strano? No, che non lo vado io. Ma non ci faccio troppo caldo. Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna. Ricoperto.